Ma attenzione, questo studio, che è il più recente, 2007, che riporta i dati di 23.000 users contro 23.000 never users di pillola dal registro dei medici di famiglia della Gran Bretagna, ha oltre il 75% di donne che usavano estroprogestini ICSI con 50 microgrammi di estradiolo o più. Il 12% era al di sotto dei 50 e il 10% usava solo progestinico. Nei vostri ambulatori oggi quante sono le donne che usano la pillola con più di 50 microgrammi? Quindi questo studio, che è l'ultimo uscito nel 2007, ci dice come funzionano i farmaci che non usiamo più. Questo è un po' il problema che c'è sempre in questo tipo di studi a proiezione di tempo molto lunga. Per quanto riguarda il tipo istologico, sembrava che si fosse trovata una similitudine con quanto avviene con la terapia ormonale sostitutiva, su cui oggi sono quasi tutti d'accordo, che crei un aumento di rischio prevalentemente sui carcinomi lobulari della mammella piuttosto che su quelli duttali. Questo studio del 2003 sembrava mostrare un effetto uguale, anzi lui mostrava un effetto simile, un rischio che sale di 2,5 volte per il lobulare e di una volta soltanto 0,2 per il duttale. Un studio pubblicato recentemente smonta completamente questa situazione, non trova più nessuna differenza tra duttali e lobulari e fondamentalmente fa un pochino svanire questo dato scientifico, che peraltro era più che altro una curiosità e non un elemento clinicamente rilevante, visto che la prognosi dei due tumori è uguale, cambia soltanto la probabilità di perderli con la mammografia, soprattutto in un seno denso. I lobulari si vedono molto meno bene. Per quanto riguarda la storia familiare, non tocco il BRCA perché la professoressa Biglia ve ne parlerà dopo. I dati di letteratura non ci sono di nessun aiuto, o meglio, non ci fanno vedere nulla di allarmante. Quindi diciamo che se ci basiamo esclusivamente sulla storia familiare intesa come un aumento di rischio per la presenza di un certo numero di casi di carcinoma della mammella in famiglia, non dovremmo avere nessuna buona ragione per non utilizzare la contraccezione ormonale in donne che abbiano questo elemento nella loro anamnesi. Una donna che ha già avuto un carcinoma della mammella può utilizzare i contraccettivi ormonali oppure no? La domanda può essere tradotta nel senso: qual è il rischio di il microfono è quello a mano, per favore. Funziona? Ok. Allora, la domanda può essere posta in un modo diverso. Qual è il rischio di sviluppare un tumore asincrono dopo una prima diagnosi di carcinoma? Sono 700 donne con carcinoma mammario bilaterale asincrono in cui si è andato a vedere quante di queste avevano utilizzato la contraccezione ormonale. Beh, tutto sommato, ancorché questo 1,56 non sia significativo, perché vedete l'intervallo di confidenza, comunque una tendenza, che peraltro è anche biologicamente plausibile, ad avere un aumento di rischio di carcinoma della mammella, soprattutto se ormonosensibile, con l'utilizzo della contraccezione ormonale, è ipotizzabile da questo studio. Quindi direi che non è proprio il caso di utilizzarla, ma se la paziente per qualche ragione insistesse o non ci fossero alternative, la letteratura non è tale da dirci che c'è un aumento significativo dimostrato sicuro di rischio. Quindi con prudenza, ma si può anche pensare di utilizzarla. Risultati simili erano stati riportati da altri studi di diverse epoche, ma vi dico, sono anche biologicamente plausibili. Parliamo di altri tumori ginecologici, velocemente: cancro della cervice uterina,
cancro della cervice uterina è sicuramente un carcinoma che sta riducendosi enormemente nelle nostre latitudini, nella sua forma invasiva, per grazie allo screening, ma comunque rimane ancora nell'ambito delle patologie in Europa al secondo posto per quanto riguarda le neoplasie, sia per quanto riguarda l'incidenza sia anche per quanto riguarda la mortalità. È chiaro che qui siamo di fronte ad una patologia di cui ormai conosciamo l'eziologia. Quando non era ancora chiara l'eziologia erano stati fatti studi che valutavano il rischio relativo sia nelle donne col cancro della cervice sia nelle donne col cancro HPV positive dimostrate, e vedete che l'effetto però era lo stesso. In tutte e due le popolazioni, come era presumibile fosse, se c'è un aumento di rischio nelle donne che hanno il cancro, c'è a maggior ragione un aumento di rischio nelle donne che hanno, che sono positive per l'HPV. Questo può essere un'indicazione utile per la pratica clinica e direi che è un elemento che è stato poi ulteriormente confermato. Il problema è che in questo caso abbiamo un aumento di rischio con la durata d'uso, e questo è più importante di quanto non abbiamo visto prima, dove non c'era un aumento di rischio nella popolazione generale, e questo aumento di rischio nelle donne che hanno smesso da più di 8 anni praticamente si azzera, rimanendo ancora un pochino più alto in quelle che l'hanno usato per periodi particolarmente lunghi. Allora, che cosa succede con la durata della terapia in altri studi e il tempo alla sospensione? Questi due studi abbastanza recenti vi fanno vedere che con la durata della terapia, come avevamo visto nella diapositiva precedente, il rischio aumenta progressivamente e rimane elevato e si riduce abbastanza poco, ancorché si stia riducendo, con la sospensione della terapia anche per periodi molto lunghi. Siamo di nuovo di fronte ad una neoplasia che ha una storia biologica molto lenta, molto lunga, e quindi con dei tempi lunghi all'induzione, ma dei tempi lunghi anche alla perdita dell'effetto. Tumore dell'ovaio, direi che sappiamo da sempre ormai che c'è una riduzione del rischio di sviluppare tumore dell'ovaio nelle donne che usano contraccezione ormonale. C'è una riduzione del rischio in praticamente tutti gli studi che sono stati pubblicati su questo argomento. Questo rischio, questa riduzione del rischio si correla bene con la durata di assunzione, e di nuovo questo è uno di quegli elementi che sono a supporto dell'ipotesi che ci sia una relazione tra i due eventi. E la cosa interessante è che questa riduzione di rischio si mantiene anche per periodi estremamente lunghi, 20-29 anni dalla fine dell'ultimo utilizzo per quanto riguarda la linea viola, dopo la sospensione del trattamento. Quindi questo è un elemento estremamente importante, soprattutto per chi facendo il ginecologo sa quanto sia balordo trovarsi di fronte ad una paziente con un tumore ovarico le cui possibilità di cura sono ben inferiori di quelle che noi abbiamo di fronte a un tumore della mammella. Dal punto di vista degli istotipi si riducono tutti ad eccezione del mucinoso, che peraltro è quello che voi vedete meno con il CA125, perché è quello che non vi fa elevare il marcatore.